L'Institut Nail dell'Istituto Galilei di Gorizia presenta la 23esima edizione di Tecnosoft. Ciao a tutti ragazzi, qua è la parte espositiva della Tecnosoft e siamo qua con un progetto della seconda elettronica in collaborazione con la Tecnosoft. Come ti chiami? Mattia. Ci spieghi un po' il progetto in sé. Ok, allora, questo è un filo di Flexinol. È un materiale formato da nickel e titanio. Se noi lo poniamo sopra una candela, esso cambia la forma, si attorcilla su se stesso. E come mai avviene questo? Perché è un materiale memoria di forma e di conseguenza cambia la sua forma appena cambia la temperatura. Se noi lo raddrizziamo e lo riponiamo sulla candela, esso riprende la forma che aveva prima. Ma possiamo dargli qualsiasi forma? Possiamo dargli qualsiasi forma, lo possiamo attorcigliare, piegare come vogliamo. Ok, grazie mille Mattia. Beh, allora, per questo progetto, quanto tempo ci avete messo così per organizzare tutto il bancone? Più o meno una settimana per fare tutto, sistemare, programmare. Beh, grazie mille. Vedo che ci sono anche dei cartelloni dietro di noi che parlano del progetto Scienza Attiva. E insomma, ci spieghi un attimo cos'è Scienza Attiva? Ok, Scienza Attiva è un sito internet in cui lo scopo è nell'informare gli studenti guardando dei video online sulle lezioni del professor Pirri dell'Università di Torino. E la seconda fase invece consiste nella discussione in classe sulle lezioni viste sul sito. Vorrei ancora qualche domanda, ad esempio, qua oltre al Flexinol leggo anche il Litinol, qual è la differenza? Allora, il Flexinol è sempre un materiale a memoria di forma, è più sottile del Nitinol e praticamente quando viene attraversato da corrente esso può attorcigliarsi o allungarsi, si reagisce e può trasportare oggetti in modo silenzioso. Quindi vedo anche là sul cartellone che ha altri anche impieghi come quello nella robotica. Esatto, come una mano di un robot oppure per gli apparecchi nell'ortodonzia. Lì vedo anche applicazioni per la medicina, ma immagino che oltre a questi cavi le applicazioni per la medicina siano altre. Esatto, e infatti lo scopo dei medici è quello di costruire un sommergibile in miniatura che entri nelle cellule malate e esso rilascia la medicina e di conseguenza distrugge la cellula. Grazie mille. Comunque complimenti per il progetto e al prossimo stand.